Benvenuti e bentornati allo Spazio con l'Opinione. Oggi siamo con l'amico, il consigliere Omar Soresina, consigliere comunale di Forza Italia a Vigevano. Lo spazio, come ricordiamo, è organizzato dal Circolo Culturale Silvio Berlusconi, un circolo culturale che insieme anche al consigliere Soresina abbiamo voluto fondare, sviluppare e costruire nel nostro territorio per creare un movimento di opinione, di discussione sia culturale che politica che pensiamo sia necessaria per portare avanti le istanze di un territorio che ne ha sempre avute tante e poche volte invece ha trovato delle risposte. A te, Omar, la prima cosa che chiederei, diciamo anagraficamente giovane dal punto di vista politico, quando si entra in un'amministrazione, quando si entra a amministrare, si pensa magari che le cose siano più semplici, che ci siano dei percorsi magari agevolati, dei percorsi un pochettino più idonei, invece quando si entra davvero nell'amministrazione si capisce qual è la difficoltà burocratica, amministrativa e tutti i lacci e lacciuoli E che chi si comanda? trovano. Si capisce chi E comanda, chi chi è in mano il comanda. potere. E quindi quello che vorrei chiederti è davvero com'è stato il tuo impatto con l'amministrazione, come cosa pensi e come ti stai muovendo, quali sono le tue aspettative per il futuro? Beh, grazie a tutti per essere all'ascolto e vi ringrazio per essere qua. Sì, da quando sono dentro e sono circa un anno e mezzo, quasi due, capisco che forse a volte è anche più complicato, più difficile il percorso all'interno, perché sicuramente bisogna avere una cura, un'attenzione maggiore rispetto a prima. Non credo, non ho visto un percorso più semplice, anzi, ritengo che sia, si scopra un aspetto, un iter più burocratico, più attento e più dettagliato alle cose. Sicuramente non è, il passaggio non è quello che si può immaginare forse dall'esterno del prendo faccio. Ecco, sì, questo è un po' l'ambito. Poi con noi c'è l'amico Franco Varini che insieme a noi ha Certo. sviluppato il circolo culturale, invece lui di Certo. cultura politica e amministrativa ne ha molta e Infatti tutti. uno dei mali dell'Italia in genere è proprio la burocrazia, che comanda più della politica eletta, perché manipolano a volte le norme e le leggi, la grande burocrazia che non ti permette di continuare. Oh, ma però ti voglio chiedere questo, ma secondo te è possibile cambiare un po' il sistema comunale, quello che è la procedura, quello che è il sogno di quando uno arriva lì, dice adesso voglio fare le cose per la mia città e poi si impatta. E anche un po' legato al mondo giovanile, perché questi giovani non vengono fuori, giovanile politicamente parlando, ma anche di età, perché questi giovani non escono allo scoperto e fanno casino per avere lo spazio giusto che li aspetta nella società, in una società che è fatta di armi, di inquinamento, di non lavoro, insomma, di tutti, perché ce l'avete dura. Beh, innanzitutto ritengo che bisogna crederci, bisogna continuare a crederci, forse è anche l'aspetto principale per cui i giovani in questo momento sono forse bloccati, cioè l'aspetto principale è quello del non avere una luce negli occhi, non capire qual è il loro percorso, il motivo per cui sono al mondo e cosa devono fare. L'aspetto principale penso, ritengo che sia quello che non si trovano in questo ecosistema, anzi non riescono a viverlo e parteciparvi, anzi il loro ecosistema è una cosa, quello che poi è il mondo reale. Fuori, che quindi si intreccia col mondo del lavoro, col mondo magari delle istituzioni, è molto troppo lontano da loro. In questo penso che la politica abbia una responsabilità, abbia un'importanza Grandissima. perché la selezione della classe dirigente, che è quella che poi è destinata ad amministrare, la competenza, quella che viene chiamata meritocrazia, che spesso ci viene detto da alcune personalità politiche, è difficile da definire cosa è meritocratico e cosa no, quello forse è proprio il compito di persone che hanno una responsabilità di dirigenza all'interno dei partiti, che forse prima era più forte e Oggi è adesso molto più davvero è debole. in È difficoltà. un po' di seconda categoria forse, molto più debole, fatta solo di logiche personali, di obiettivi. Direi che quasi tante volte uno fa politica per
per mestiere, individua il ruolo dell'amministrazione come un ruolo di lavoro personale in una logica imperialista, dove uno si sente imperatore re invece di un concetto verso il pubblico. Questo c'è sicuramente. Però i giovani hanno ragione, per esempio il mondo della droga, il rifugiarsi nel mondo della droga, lì fuori di tutto quello che c'è attorno, tante volte forse è anche un rifugio, no, di queste problematiche, di queste situazioni. E noi anziani, o voi che siete a metà, ce ne siamo fregati, siamo colpevoli di questo. Assolutamente, capisco cosa dici da quel punto di vista dell'imperialismo che si possa creare, ma non voglio neanche accentrarla solo su quello, perché di problemi ce ne sono molti, anche dal punto di vista istituzionale, ma forse il primo passaggio è quello di fare, di lasciare qualcosa, perché se pensiamo sempre soltanto ai problemi non riusciremo mai ad uscire da questa situazione, anzi bisogna cercare di non accusare ma costruire. Per quanto riguarda il mondo della droga invece è una tematica ancora più difficile e delicata che non, come dire, non vorrei sbagliare, ma sicuramente è un modo di rifugiarsi, nel senso che laddove non ci si ritrova, non si ha quella struttura, quella capacità di sentirsi partecipi, perché appunto si tratta di queste due sfere di cui parlavo essere prima, isolati. Quindi quella magari giovanile dove si può continuare a vivere e quant'altro, ma c'è anche quella che un giovane vuole anche aprirsi poi a quello che è un domani, un futuro, al lavoro, a anche sapersi comportare al mondo, e purtroppo non riuscendoci ad entrare, o anzi essendo anche in difficoltà perché si trova in questo sistema che forse non solo non conosce ma non riesce proprio a capire, l'unica difficile, non voglio, ripeto, sbagliare, ma a volte l'unico modo è isolarsi. E poi c'è questa mancanza di confronto tra le varie classi di età, e uno a volte si sente davvero isolato, ed entrare in alcuni sistemi diventa sempre più difficile, molto più complesso. Anche il mondo del lavoro è un mondo, quello pubblico ci vogliono correre tutti, quello privato se uno si mette lo viene distrutto, non viene incentivato, un giovane non viene aiutato a entrare, ma di questo siamo molto colpevoli, soprattutto quelli della classe della mia età e quelli che si vantano di fare la politica nell'interesse della gente. Però quello che hai detto, secondo me hai detto una cosa importante, che quello che non bisogna fare è smettere di crederci, smettere di impegnarsi, smettere di riuscirci anche, perché noi abbiamo parlato di determinati temi, ma ci sono anche cose positive, possiamo parlare di cosa è stato fatto e cosa si può fare. Tu hai organizzato da poco, il 16 dicembre 2023, un evento importante a Vigevano, lascio a te il racconto di cosa hai organizzato, cosa è stato e cosa si può fare. Ma questo è stato un esempio di comunicazione dell'amministrazione verso l'esterno, comunicazione della politica verso l'esterno e comunicazione anche verso i giovani, i meno giovani, di cosa si può fare. È vero, l'evento è stato un concerto di forze sia dal mondo istituzionale che dal mondo privato, dalle aziende stesse, dalle associazioni, dal mondo del volontariato. È stato veramente un connubio di forze che hanno fatto sì che potesse essere importante e realizzabile questo in questo momento a Vigevano. Forse il ringraziamento più grande ovviamente va al tennista di riferimento Fabio Fognini, perché è venuto a titolo gratuito e ha fatto tutto quello che poteva fare per essere a disposizione per noi. Il secondo ringraziamento va alla famiglia che è stata sempre presente e ha fatto ovviamente quello che doveva, perché il focus principale all'inizio era quello di poter ricordare la memoria di Leonardo Baldi. E però non da sottovalutare l'impegno della città, perché quello che si è concretizzato veramente grazie alla città, le aziende che con il loro contributo hanno fatto sì che l'evento si realizzasse e quindi si sono presi in carico le spese della realizzazione, tutto il mondo del sociale che si è adoperato per riuscire a costruire l'evento, sia dal punto di vista vero e proprio di sudore di lavoro, sia dal punto di vista anche di comunicazione, e che dire, la risposta c'è stato un evento che ha toccato quasi 1800 ingressi e che possiamo dire che merito è stato tuo.
Sì, sei stato bravo anche tu, no? Ma quello che ho fatto io forse è stato cercare di arrivare, intercettare il pensiero di tutti questi soggetti in modo tale da dargli quello che volevano, da dargli quello che si aspettavano e fare in modo che ci fosse un filo conduttore con tutto questo, in modo tale che poi si arrivasse veramente alla realizzazione di tutto. Beh, questo è stato un esempio e forse merito anche tuo di averci creduto fino all'ultimo, mi ricordo fino all'ultimo secondo del momento prima di chi poteva venire, chi potevo contattare, come potevo contattarlo, questo è certo, importante, positivo. È importante crederci, averci creduto fino all'ultimo, ma con competenza, con buon senso e con consapevolezza di cosa si stava facendo. Noi abbiamo esaurito il nostro tempo, diciamo che anche che è un esempio che quando si dà il potere al giovane è in grado di farlo, cosa esatto, che spesso la politica e l'amministrazione non lo dà, se poi glielo porta via. No, ecco, su questo mi sento veramente di fare un appello, cioè crederci, che è stata forse la base del discorso iniziale, ma non solo, anche di credere nel giovane, perché questa... Con il messaggio che ho ricevuto ho realizzato ancora di più una cosa, che all'interno dell'organizzazione c'erano figli, nipoti, parenti, quant'altro di tutti. Ho ricevuto tanti messaggi da un pubblico misto di età che mi dicevano appunto caspita, non credevo che mio figlio potesse fare quello, non credevo che mio nipote potesse... È stato veramente il connubio di tutto perché... ha fatto credere veramente che si può fare ed è la cosa più importante. Questo secondo me è un messaggio importante, non aggiungo altro, vi dico solo ci vediamo alla prossima. Grazie. Grazie a tutti voi.